Piazza Pavoncelli, alle mie spalle il centro di Igiene, dove una ventina di dentisti della provincia di Foggia stanno protestando, chiedono di potersi vaccinare. Ritengono che sia importante vaccinarsi, soprattutto per chi è a contatto con tanta gente durante la propria professione. Noi li abbiamo ascoltati. La nostra categoria è costantemente in prima linea. Ogni giorno noi ci interfacciamo con pazienti a stretto contatto e di conseguenza, nonostante tutte le misure di protezione che da sempre adottiamo, non soltanto durante il periodo della pandemia, la nostra categoria è fortemente a rischio. Di conseguenza chiediamo che anche gli odontoiatri liberi professionisti vengano inclusi in questa prima tornata di vaccinazione. Sono un odontoiatra e voglio essere vaccinata, non me ne vado via da qui fino a che non mi vaccinano. Cosa vi hanno detto all'ASL? Che per noi non c'è posto, a Monte Sant'Angelo non sanno niente di noi. Andate a Foggia, hanno detto, perché qui non è previsto niente per voi. Foggia che dice? Stiamo aspettando che ci facciano entrare. Lei ha appena finito di parlare con Piazzolla, che le ha detto? Allora, il dottor Piazzolla mi ha detto che loro seguono le direttive della regione. Allora io ho chiesto di poter interloquire a questo punto, visto che lui segue quelle direttive, col professore Lopalco, e mi ha detto che lui non ha il potere di dire al professore Lopalco di chiamarci. Bene, noi siamo qui, aspettiamo, va bene, ragionevolmente potremmo anche decidere di ragionare tra di noi e dire: allora il vaccino ce lo fanno quel giorno, benissimo, ce ne andiamo, oppure il vaccino ve lo facciamo fra 3 mesi. Allora continuiamo a ragionare tra di noi qua, noi non ci muoviamo di qua finché non avremo certezze sulla nostra vaccinazione.